50 anni di storia, 50 anni di cultura oggi qui a Scafati, dove ci celebrano 50 anni di un importante istituto, l'Istituto Tecnico Industriale Pacinotti. L'Istituto Tecnico Pacinotti ha visto l'evoluzione, diciamo, di quello che è il mondo della cultura, una società più tipicamente ad indirizzo umanistico degli anni 60, poi si è arrivata a una società appunto di tipo tecnico, e chiaramente il Pacinotti è riuscito a mantenere il passo coi tempi, perché dà la formazione a periti di grande rilevanza anche sul piano, perché no, regionale. E quindi la grande capacità di una scuola che si mantiene al passo coi tempi e che è un punto di riferimento del Lago Sarnese Nocerino e ovviamente della città di Scafati. Consideriamo che quando è nato questo istituto, questo è nato da una costola del Righi di Napoli ha rappresentato per tanti anni un momento, un punto fondamentale della cultura campana, soprattutto delle zone del napoletano e del salernitano. È nato in illo tempore soprattutto perché si prevedevano nella zona grossi insediamenti industriali, ma nonostante che, diciamo, questi grossi insediamenti industriali sono rimasti, diciamo, una utopia o quasi, l'istituto invece è andato avanti, si è migliorato e si è, diciamo, aggiornato ed ha sempre rappresentato per tutti, per la città e per gli altri, un momento di cultura importantissimo. Ex alunno di questo istituto, oggi vengono celebrati 50 anni e lei viene apposta dal Canada per questa celebrazione. Che ricordo ha dell'istituto? Quando io ho frequentato l'istituto, non eravamo qui, eravamo lì nell'ospedale, o veramente dalle sue, quando era sezione staccata dell'Alessandro Volta. Quello che ricordo soprattutto è che eravamo in pochi, era una seconda e due prime, e poi dopo sono venuti tutti gli altri, l'istituto si è allargato, e mi ricordo che eravamo solo elettrotecnici, poi pare che dopo siano venuti i meccanici, ma intanto che c'ero io, pare che eravamo solo elettrotecnici.